Milan dai due volti, il primo tempo sicuramente da dimenticare, secondo tempo invece è venuta fuori la qualità forse che è mancata nel primo tempo. Da dimenticare non tutto, diciamo il primo quarto d'ora il Milan è stato un buon Milan, ha un paio di volte è andata vicinissima al gol, ha pressato, dopo c'è anche la squadra avversaria, il Milan è molto rimaneggiato, giocatori che non giocavano da tempo, insomma si è sentito. Diciamo che la metà del primo tempo e anche un po' la metà del secondo tempo è stato un Milan sottotono, ma c'è anche la squadra avversaria. Poi dopo il gol ha risolto un po' tutto, anche se il Milan era già da un po' di minuti che stava pressando e alla fine credo sia meritata questa vittoria. Constant, forse anche Birsa in difficoltà e centrocampo spesso saltato, almeno nel primo tempo. Forse c'è qualcosa da rivedere. Ma sicuramente Nocerino, lo stesso Muntari del primo tempo, Constant, Birsa non aveva i 90 minuti neanche questo ragazzo, credo che insomma la mancanza di giocatori importanti si sia sentita, loro al di sotto delle loro possibilità, però il secondo tempo sono cresciuti. Questa vittoria frutto anche forse un po' fortunosa perché il gol che ha sbloccato la sfida è stato quello di Zapata con la deviazione, in vista del Napoli che ha battuto il Borussia in casa per 2-1 cosa può voler dire? Ci dobbiamo aspettare una bella partita domenica? Beh, sicuramente una grande partita, almeno con due squadre che venendo da due vittorie importantissime, perché come è importante quella del Napoli, questa del Milan in queste condizioni può diventare determinante. Sarà una partita sicuramente con due squadre che arrivano con un morale molto alto.